Bene, ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast di Pizzeria Ricca. È il primo e unico podcast in Italia e anche nel mondo dedicato alle pizzerie, in particolare alle pizzerie d'asporto. Io sono Mario Menzio, sono un imprenditore e mi occupo di marketing nella ristorazione da circa 7 anni e sono anche il cofondatore dell'azienda che sta commercializzando un innovativo contenitore portapizza che si chiama Vinny Pizza Box. Infine, ho scritto anche il libro Pizzeria Ricca, Pizzeria Povera, da cui prende anche il nome questo podcast. In ogni puntata registriamo qualche personaggio di spicco di questo settore, quindi sono titolari di pizzerie che si stanno distinguendo rispetto alla, diciamo, alla media, oppure sono esperti di marketing, di business, sempre in questo ambito o più in generale. Ospite di questa puntata è il caro Marco Polesel, che è titolare di una pizzeria a Fiesso d'Artico in provincia di Venezia che si chiama Mai Ma La Pizza. Ciao Marco e benvenuto. Ciao, eccoci qua. Ciao. Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di iniziare a registrare abbiamo fatto già due chiacchiere con Marco, con cui ci eravamo visti anche una fiera a febbraio a Rimini, la fiera Beer Attraction. Esattamente. E mi fa molto piacere rivederlo in questa occasione e mi fa molto piacere anche che tu che ci stai ascoltando possa conoscere meglio Marco e come lavora e come sta evolvendo e facendo crescere la sua attività e la sua pizzeria. E quindi ti chiedo innanzitutto se vuoi precisare ulteriormente dove si trova, come si chiama e che tipo di pizzeria è, poi entriamo nel merito di quello appunto che stavi facendo e stai facendo adesso. Certamente, buongiorno a tutti intanto. Allora, io ho una pizzeria per asporto dal 2001 e c'è stata un'evoluzione in questi anni dove sinceramente per riuscire a vivere ci siamo aggiornati. Adesso la pizzeria che prima avevo ad Olo l'ho trasferita vicino a casa, Fiesso d'Artico. Fiesso d'Artico dove si trova? Si trova nella Riviera del Brenta, tra Padova e Venezia, a 20 km da Venezia e a 10 da Padova. E mi trovo su una statale con un grande parcheggio perché appunto ho visto che nel passare degli anni anche qua la clientela e la comodità la cerca sia nell'ambiente che sia anche nel parcheggio davanti alla pizzeria. E noi nasciamo come pizzeria per asporto classica. Con il passare degli anni ci siamo evoluti non abbandonando le farine più raffinate, la doppio zero, e passando alle farine meno raffinate e di conseguenza con l'utilizzo di farine tipo 1, tipo 2 e il Senatore Cappelli, tutte queste farine dove la gente può trovare una soddisfazione e un gusto maggiore e essere più salutare rispetto alle altre farine. E noi dopo abbiamo abbandonato anche la tipologia di come si lavorava una volta qualsiasi tipo di pomodoro. E stiamo utilizzando prodotti prevalentemente prodotti italiani. Qualche prodotto è ancora estero, però cerchiamo di dare importanza anche ai nostri prodotti perché l'Italia è pieno di buoni prodotti. C'è poco da fare, bisogna dare una certa qualità alla gente. Se si vuole avere, bisogna sicuramente dare. E noi partiamo con questa idea qua. E per Bene. niente, ci siamo aggiornati, stiamo aggiornando anche con il vostro prodotto, il Winnie Box, che a nostro parere è un ottimo prodotto, testato qua ultimamente. Ti ringrazio Marco, poi sicuramente avremo occasione anche nel corso di questa intervista di parlarne ancora meglio, anche relativamente a che cosa stavate o state usando al momento. Ti faccio ancora qualche domanda che per consentire a chi ci ascolta di conoscerti meglio e capire anche la tua filosofia di lavoro e anche di marketing relativamente alla tua pizzeria. Facendo un passo indietro, dicevi che avete aperto la prima pizzeria nel 2001 e ti chiedo che cosa ti ha spinto a realizzare un progetto così importante e come sei riuscito a farlo. Allora, nel 2001 io ero già un paio di anni che facevo il sabato e la domenica il pizzaiolo su varie pizzerie per asporto e dopo su anche pizzerie a tavolo e mi ero innamorato di questo lavoro. Io nasco come disegnatore meccanico, sarei un perito meccanico e solo che non sono riuscito a trovare l'amore che ho trovato nel fare le pizze. E lavoravo su un ufficio tecnico parastatale, di conseguenza uno direbbe adesso, ma come mai ti sei inventato di cambiare da parastatale a privato?
eppure metterti in proprio. Eppure ogni tanto c'è qualche ripensamento, perché sinceramente col passare del tempo la fatica si fa sentire. Però le soddisfazioni e il dovere dimostrare, voler dimostrare ai miei figli che ce la puoi fare anche senza l'aiuto di un datore di lavoro, era ed è molto ancora forte. Vi dico la verità, è dura, perché è dura, solo che bisogna riuscire a trovare e a fare la differenza. E io ho visto che in questi anni, cambiando, si può migliorare e si può crescere. E questo è il nostro intento. Molto bene. È una bella storia anche la tua, assolutamente. E quindi, se posso interpretare, dicevi, avevo un posto sicuro, come lo chiamiamo, no, in Italia, ma poi ha prevalso, penso, due cose, la passione per la pizza, per fare questa attività, e un sentimento anche verso i tuoi figli. Sicuramente ti hanno spinto a fare questo passo, a dargli anche un esempio o delle possibilità in più, credo, rispetto a quello che magari poteva offrire l'altra tua professione, giusto? Sì, il discorso era che la maggior parte delle volte arrivavo a casa magari arrabbiato per svariati motivi, perché non trovavo soddisfazione. E ti dico anche ancora adesso, tante volte si viene a casa magari arrabbiati, però per altri motivi, non è quello. Il problema maggiore era appunto questo qua, non avere soddisfazioni e non riuscire a dire ho fatto qualcosa che mi piace. In questo lavoro adesso sicuramente si ricorderanno, magari a breve tempo, se uno domani smetterà di far pizza, però sì, ancora adesso si ricordano, ti dicono la pizza di Marco è quella, tra parentesi, migliore. E dopo, gusti sono gusti, perché sicuramente non si può dare la soddisfazione a tutti quanti di apprezzare del prodotto. Però dalle recensioni, da tutto quanto, vedo che sono molto apprezzato. Molto bene, molto bene. Sfrutto anche la tua esperienza, che sono quasi 20 anni appunto che sei in questo settore, anzi, diciamo, se contiamo anche gli anni precedenti, prima che aprissi la tua pizzeria, probabilmente sono anche di più. E per chiederti, secondo te, da quello che hai visto, da quello che hai potuto notare direttamente, che cosa è cambiato intorno alla tua pizzeria, cioè come la tua pizzeria si è evoluta, ma come si è evoluto anche il mercato, quindi tutto l'esterno, che poi va a condizionare anche quello che fai, chiaramente, quindi anche a livello di competitor, di clienti, di, diciamo, anche di tecniche, di ingredienti e di preparazioni che oggi si fanno, magari che sono diverse rispetto, un pochino l'accennavi prima, per esempio rispetto alle farine, ma ti chiedo anche più in generale, che tipo di cambiamenti hai visto, diciamo, tra virgolette, subito e anche cavalcato, naturalmente, attivamente, come stai facendo? Ti dico la verità, sono cambiate moltissime cose. Ho notato che una volta bastava fare più pizze possibili per ottenere un guadagno maggiore. Però col passare degli anni ho visto che hanno iniziato ad aprire tante pizzerie. Se non ti aggiorni, diciamo che il livello delle pizze sono più o meno sono tutte uguali, nel senso che magari c'è qualcuno che usa un'idratazione diversa, però o ti fai differenza comprando dei prodotti e non del posto, perché ad esempio noi abbiamo dei grossi grossisti dove vendono a tutti il stesso prodotto. E allora io ho cercato di iniziare a comprare prodotti che non avevo al mio vicino di concorrenza. E io lo stesso utilizzando metodi di lavorazioni e inoltre anche prodotti base diversi, ad esempio le farine, come ti ripeto, il pomodoro, la mozzarella, e inoltre adesso ci stiamo aggiornando soprattutto col prodotto che a mio parere è quello più importante, uno tra i più importanti, che è quello del box per la pizza, perché noi come pizzerie per asporto abbiamo un grosso handicap, che è quello della consegna a domicilio, non per quanto riguarda i fattorini, ma per quanto riguarda il prodotto quando arriva in tavola. Perché a mio parere il prodotto va mangiato sia con gli occhi che con il gusto. E se si presenta bene, però cambia, si deteriora su quei 10 minuti in cui il cliente lo porta a casa, cambia tutto. E la differenza bisogna farla proprio là, a mio parere, perché l'ho già provato il vostro prodotto, quello che mi è stato inviato, e ho visto che c'è una grossa differenza, e per niente mi sto aggiornando anche in questo. Benissimo, ottimo. Dopo, molto importante è anche il marketing, tutto un insieme di cose. Sì. Bisogna sapere interagire con la gente, bisogna aggiornarsi, bisogna seguire Facebook, Instagram,
bisogna sapere appunto comunicare, bisogna saper vendere il proprio prodotto, perché è molto, ma molto importante. E anche dal libro che mi è stato consegnato ho visto che ci sono si può fare molto meglio di quello che stiamo facendo, che sono delle banalità che però se non le sai o se non le comunichi in maniera corretta, si può fare anche una buona differenza, e in questi giorni lo stiamo mettendo in pratica. Bene, bene. Sì, Marco si riferisce al libro Pizzeria Ricca, che è Pizzeria Ricca e Pizzeria Povera, di cui sono l'autore, che è disponibile su Amazon, ma è disponibile anche per chi chiede di poter provare il prodotto Vinny Pizza Box andando sul sito vinnypizza.com, lasciando i propri dati e quelli della propria pizzeria. Noi facciamo una selezione preventiva, perché Vinny non è per tutte le pizzerie, ma solo per quelle qualificate o diciamo che si distinguono rispetto alle altre, quindi se vediamo che ci sono questi requisiti gli mandiamo la possibilità di ordinare questo kit di prova, che contiene anche il materiale di marketing, tra cui il libro che citava Marco, ma anche un DVD, una rivista e altre cose che sono utili e necessarie per implementarle nella pizzeria, nella propria pizzeria, in modo che si cresca ulteriormente, e anche per abbinarle a questo innovativo prodotto che appunto è Vinny Pizza Box. Quindi ringrazio tantissimo Marco per questa testimonianza che mi ha consentito appunto di approfondire questo discorso. Parlando del libro, mi accennavi anche prima, ti chiedo, e stavi dicendo che avete già iniziato a mettere in pratica alcuni dei consigli riportati nel libro, ti chiedevo se potevi raccontarci qualcosa in più in merito. Per quanto riguarda il libro? Sì, cioè quali consigli avete apprezzato di più e state già mettendo in pratica? Guarda, soprattutto sulle vendite ho visto che leggendo il libro ci date dei consigli, o meglio mi hai dato dei consigli su come vendere il prodotto, e come far contenta la gente, cosa desidera la gente e come c'è l'approccio appunto sulla vendita. Il consiglio è chiedere gentilmente se desidera qualcos'altro, è una banalità, ma tante volte viene superato perché si è sempre di fretta, soprattutto sulle casse. Io ho mia moglie che sta in cassa, sì, e tante volte deve rispondere a due telefoni. Sì. Adesso l'abbiamo fatto affiancare da un'altra persona, però ho già istruito l'altra persona e anche mia moglie dicendogli appunto, se qualcuno ti chiede le pizze, prova a promuovere anche il discorso delle bibite o eventualmente dei fritti, dato che noi diamo il servizio di fritti e anche di bibite. E ho notato giustamente che, ad esempio, noi sono due giorni, tre che abbiamo iniziato questo tipo di questo cambio, diciamo, e ho visto che qualcuno ti ascolta e si fa conquistare anche dal modo in cui gli dici le cose, nel senso si fida, perché il cliente quando viene da te ti ha già scelto, sì, ti ha già scelto e viene direttamente da te. Sta a te dopo sapergli consigliare, guarda, piuttosto di questo prodotto prova a prendere quell'altro prodotto, perché in questo modo gli dai sicurezza. L'importante è avere un ottimo prodotto, perché se dopo gli dai magari un prodotto che è scadente, perdi il cliente, perderai anche sicuramente degli amici del cliente, perché il passaparola è molto importante. Certamente. Mi fa molto piacere che abbiate già fatto tesoro di questi consigli, che poi, come dicevi tu, alla fine sono banalità, ma che spesso però non vengono applicate e che poi sono in realtà appunto semplicissime da applicare e danno risultati. E non solo a voi come pizzeria, perché sicuramente facendo così aumenta lo scontrino medio al cliente, che quello certamente fa molto piacere, ma fate anche date maggiore soddisfazione al cliente stesso, quindi c'è anche quel duplice vantaggio, perché il cliente si ritrova ad avere anche un altro prodotto, avere qualcosa da bere che magari, a cui magari non aveva pensato o che diciamo magari aveva previsto di comprare da un'altra parte, perché comunque con la pizza devi bere qualcosa insieme, se non solo l'acqua, e quindi gli stai dando un servizio in più, è più soddisfatto, quindi tornerà a ordinare da te più volentieri. E tu hai, con una piccola azione, come dicevi tu, sembra veramente una cosa ovvia e scontata, però basta, il problema è che nessuno la applica, quindi basta iniziare a implementarlo nel vostro processo, come hai fatto benissimo tu, quindi questo mi fa molto piacere. Parlavi della possibilità, quindi parlavamo della possibilità di abbinare alla vendita di una pizza anche altri prodotti, come può essere nel vostro caso i fritti, in altri casi può essere anche un dolce o naturalmente le bibite. E un'altra cosa interessante che mi accennavi prima di iniziare a registrare è che da un certo periodo, poi mi dirai esattamente quando, avete iniziato a fare delle pizze diciamo premium o oggi chiamate gourmet,
che hanno chiaramente un valore superiore, ma anche, dico io, una soddisfazione del cliente maggiore, perché sono ingredienti, immagino, ricercati, abbinamenti di un certo tipo, quindi anche con una certa attenzione poi al gusto e all'esperienza del cliente stesso. Quindi ti chiedo se puoi dedicare qualche minuto proprio a descrivere questa tua nuova impostazione e come la state promuovendo verso i vostri clienti. Magari sono abituati a prendere le pizze classiche, come fate per fargli conoscere che c'è anche queste novità? Sì, certamente. Noi da quando ci siamo trasferiti qua a Fiesso d'Artico, ti devo dire la verità, abbiamo deciso di intraprendere anche la strada delle pizze gourmet. E al momento le facevamo solo sabato e domenica, perché non sapevo se riuscivo a gestire il lavoro, dato la mole di lavoro magari che poteva essere maggiore. Ho visto che con calma si può fare tutto quanto. Abbiamo iniziato appunto allora a lanciare questa linea di pizze gourmet, che è una linea di pizze particolari dove noi utilizziamo un impasto, diciamo, io lo chiamo alla napoletana, dove mettiamo 280 grammi di impasto proprio per fare pressione della pizza, e un'idratazione abbastanza più elevata della quella classica. Noi giriamo intorno a un 66-67% di idratazione, 65 dipende da come vogliamo farlo, e in maniera tale da avere un alveolo maggiore sulla pizza che la rende più soffice, portata a casa e più gustosa. E utilizzando queste farine meno raffinate, avendo una percentuale di tipo 1 o eventualmente anche tipo 2, con germe di grano vivo dentro, di prodotto italiano 100% garantito, dove si può seguire la filiera, perché noi utilizziamo appunto un mulino dove mettendo dentro i dati che ci sono all'interno del sacco, che c'è una scritta, si può capire dove è proprio la zona dove viene coltivato il grano. Ed è un grano 100% italiano. Su queste pizze gourmet noi abbiamo deciso di lanciarle fuori, magari le cambiamo ogni mese, dipende, perché se vedo che non vanno, o meglio, non è che non vanno via, hanno meno approccio con la clientela, le cambio più spesso. Però ho visto che anche se le lasci là 15-20 giorni, vanno via parecchio, non dico a livello di quelle da meno soldi, però vanno via parecchio e danno più soddisfazione. Come ti dicevo prima, allora qui noi utilizziamo un pomodoro 100% italiano, noi partiamo dai pelati, non prendo la passata, prendo il pelato, dove noi lo andiamo a, lo facciamo di solito un giorno prima, lo mettiamo in cella, lo saliamo, gli mettiamo del basilico fresco, lo tritiamo tutto noi rigorosamente, molte volte a mano, dopo dipende sempre dalla mole di lavoro, capita anche che abbiamo il mixer, quello classico, però cerchiamo sempre di macinarlo a freddo, in maniera tale che non si vada a rovinare con i semi, il prodotto diventa un po' più aspro. La mozzarella, qui noi utilizziamo solo 100% mozzarella fior di latte italiana di battipaglia, tagliata a coltello. La differenza qual è? La differenza è che ha un gusto maggiore e una quantità di latte maggiore, perché appunto è una mozzarella tagliata a mano e non di quelle classiche che si trovano fior di latte, dove c'è una percentuale di latte minore. Come ben sappiamo, per fare una mozzarella fior di latte ci vogliono parecchi litri di latte, e qua abbiamo una quantità maggiore rispetto alle altre mozzarelle. Per finire, dopodiché, ai prodotti che vanno messi sopra. Noi qua possiamo utilizzare un prosciutto di Parma minimo 18 mesi di stagionatura, possiamo utilizzare dei grana particolari con anche qua dai 24, a volte anche 36 mesi di stagionatura, perché vogliamo dare un'esplosione di gusti maggiore. Vogliamo che il cliente, quando assaggia, quando mangia a casa la pizza, perché noi la facciamo per la maggior parte delle volte per trasporto, anche se in negozio ho un negozio di 120 metri quadri dove la gente può consumare, perché sono passato anche dalla tipologia di negozio piccolo, dove ero prima, a un negozio molto grande, con un plateatico che adesso ci stiamo organizzando per far consumare sul posto, dato che abbiamo la possibilità, è una strada di grosso passaggio. Come ritornando ai prodotti, utilizziamo prodotti IGP, prodotti dove non ci sono aggiunte di... come si chiamano, prodotti semplici, sì, però genuini, dove non ci sono additivi, dove non c'è nulla
come sulla farina, 100% garantita, senza additivi, sia l'uno, le farine, sia il pomodoro, che anche usiamo la mortadella IGP, usiamo un speck del Trentino IGP, usiamo, per farti capire, il prosciutto di Cervo, è un prosciutto un po' particolare, usiamo magari le acciughe del Mar Baltico, e tanti prodotti, in maniera tale da dare la possibilità ai clienti di poter dire sì, ho mangiato qualcosa di diverso. Ultimamente siamo andati a fare un viaggio in Sicilia e da qui abbiamo anche portato a casa dei prodotti, ci siamo messi in contatto con dei rappresentanti del posto per portare a casa dei prodotti che sembrano basilari per loro, però giustamente assaggiati su un'altra regione diventano molto molto importanti. E abbiamo visto che anche qua la semplicità paga moltissimo, perché la gente vuole avere la sicurezza di quello che mangia e di avere un gusto in bocca maggiore, perché ho notato che la gente mangia con l'occhio, però quando mangia qualcosa di diverso gli resta memorizzato in mente e sicuramente il suo palato la prossima volta se lo ricorderà e ti porterà ad avere un consumo maggiore e anche a venire sinceramente proprio da noi e non scegliere gli altri concorrenti. Molto bene, ascoltandoti mi hai già fatto venire l'acquolina in bocca, te lo dico. Ti chiedevo questo. Questo è il nostro motivo, vogliamo appunto, il nostro scopo è quello di far venire l'acquolina in bocca e di conseguenza consumare qualcosa di più. Certamente, e in questo senso ti chiedevo proprio ora, per quelli che vengono lì sul posto, credo che sia facile proporgli anche questo tipo di pizza, ma per chi è abituato a prenderla da sport, o in che modo gli proponete questa novità che credo abbiate da un anno o più, non so, non ho capito bene da quanto tempo. Sono 2 anni e mezzo che ci siamo trasferiti qua su questo posto. Quindi diciamo è già un pochino, quindi probabilmente i vostri clienti ormai conoscono, però all'inizio come facevate per comunicare questa novità? Guarda, ti dico, all'inizio l'abbiamo lanciato su Facebook tramite pubblicità, pagata e non pagata, perché c'è la sponsorizzazione. Sì, certo. Dopodiché, un po' alla volta, hanno iniziato a vengono sul posto e se le leggono. Abbiamo una lavagna dove noi andiamo a cambiare ogni giorno i prodotti. E ogni giorno, ogni tanto li cambiamo, o eventualmente quando finiamo il prodotto, perché non è bene avere sempre un 50-60 di prodotti, anche perché è difficile da gestire con le scadenze. Sì. Quando finiscono si cambia il prodotto e eventualmente si va avanti ad essere di facile acquisto, nel senso che si trova facilmente. Sinceramente, far arrivare dei prodotti dalla Sicilia non è tanto semplice. Di conseguenza, quando finiscono, le lasciamo in sospese e passiamo ad esempio in un'altra regione, il Trentino o eventualmente la Lombardia, dipende anche dalla stagione e tutto un insieme di cose. E inoltre abbiamo visto che comunicando molto con Facebook, con Instagram, anche se di Instagram io non sono un appassionato perché non è sempre da gestire, sempre per i tempi ridotti che abbiamo, perché noi abbiamo visto che se tu comunichi all'ora di pranzo un'ora prima, anticipi la gente e gli metti l'acquolina in bocca. Molte volte è difficile da fare, però si cerca di farlo. E inoltre un'altra cosa ho visto su TripAdvisor: se uno va a cliccare ma è mala pizza di Fiesso D'Artico, vedrà le recensioni. E io ne abbiamo più o meno una 60 su 2 anni e mezzo, visto che adesso si sono fermate, però non so il motivo, però vedo che abbiamo una 50 di 5 stelle, mi sembra 7-8 4 stelle, e a qualcuno anche non è piaciuto, perché si può capire che non tutti l'importante è capire perché e magari spiegargli anche il motivo, però l'importante è cercare di fare le cose fatte. Siamo la seconda pizzeria sul paese come quantità di votazioni positive. E ti dico anche con i ristoranti, perché io mi sono messo dentro non soltanto come pizzeria, ma anche come ristorazione. Di conseguenza ci scontriamo con anche i ristoranti che fanno consumo al tavolo. E ti dico la verità, da consumare al tavolo a portare a casa c'è una grossa differenza. Sì. E quindi abbiamo tante recensioni positive, vuol dire che il prodotto è valido. Certo. Ovviamente si potrà fare meglio, però noi ci impegniamo per fare meglio. Siamo qua a disposizione.
Bravi, bravi, complimenti. E dicevi Grazie. appunto, c'è una bella differenza tra mangiarla al tavolo e mangiarla a casa, e qui veniamo un pochino alle dolenti note, nel senso che non avendo voi ancora vini disponibili, l'avete scoperto, avuto in prova da pochi giorni, immagino che fino adesso abbiate usato il classico cartone, la classica scatola di cartone tradizionale per trasportarla a casa, quindi com'è la tua esperienza sia per le pizze normali che per queste pizze gourmet, in relazione al fatto appunto di fare un prodotto di così grande qualità e poi doverlo mettere lì dentro con tutto quello che ciò comporta, che se hai piacere ci puoi raccontare anche tu. Guarda, allora, le pizzerie per asporto soffrono moltissimo la consegna a domicilio. È un problema grossissimo. Da quando io ho iniziato ad aprire, prima si guardava sempre a spendere meno soldi per il cartone, perché diciamo era un cartone che dopo va buttato via. Sì. E il problema maggiore, appunto, è la consegna a domicilio e la contesa sulle pizze. Il problema che attualmente io avevo era appunto che per le pizze, soprattutto le pizze gourmet, dove abbiamo un'idratazione maggiore, di conseguenza c'è una quantità d'acqua sull'impasto maggiore perché lo vuoi consegnare a casa soffice dentro e croccante fuori, si rovinava. Però avevo imparato che insegnando alla gente, ad esempio, di passare la pizza 1 minuto su una padella antiaderente, si asciugava quella piccola quantità d'acqua e la pizza arrivava a un 80%-70% della sua bontà. Però giustamente al giorno d'oggi le pizze ormai non costano poco, c'è poco da fare. Il prezzo si è elevato e di conseguenza dobbiamo riuscire a dare un prodotto che viene consumato a casa come un prodotto similare o meglio, migliore anche del prodotto a tavolo. Con loro che hanno a scapito il prezzo maggiore perché di conseguenza hanno tutto un insieme di spese maggiori della gestione. Io appunto cercavo questo prodotto da tanto tempo, l'avevo già cercato in svariati modi, però non era ancora nato nessun tipo di cartone o eventualmente contenitore per le pizze. E vi ho scoperto un anno fa più o meno a Rimini, dove ci eravamo messi in contatto, dove mi era stato detto, guarda, lo stiamo concludendo, stiamo partendo a breve con questo prodotto. L'ho aspettato, voi me l'avete mandato a casa con un piccolo costo iniziale, dove appunto mi avete consegnato un libro, delle spiegazioni, un DVD, tutto un insieme di cose, e l'ho provato, mi avete mandato a casa 7 campioni per provare. Ti dico, mia moglie è una grandissima, tra parentesi, rompiscatole per quanto riguarda la pizza, perché mangiando la pizza da 20 anni a questa parte, mi tira fuori tutti i difetti. E giustamente anch'io non riesco più a mangiare la pizza, perché, come si suol dire, quello che fa le scarpe, il calzolaio va via con le scarpe rotte. E il pizzaiolo dopo un po' si stanca di mangiare la pizza. Perché? Perché diventano molli, perché le mangi in fretta, tutto un insieme di cose, però la maggior parte delle volte era perché non ti soddisfava più. Da 2 giorni a questa parte, voi mi avete mandato a casa il vostro pacco vini.com e quindi pizza.com, e cosa ho fatto? L'ho voluto subito testare. Mia moglie, come al solito, mi ha guardato con gli occhi sgranati, come per dire, l'ennesima spesa. Ho detto, ma proviamo, proviamo perché dobbiamo trovare una soluzione per i nostri clienti, perché vogliamo fare la differenza, c'è poco da fare. L'unico modo per vendere al giorno d'oggi è fare la differenza, se no ti trovi a combattere con il prezzo basso e con i tuoi concorrenti che possono essere i classici kebabari dove vendono tutto a nulla e si sa il motivo, però non lo voglio dire io perché se no sembra quasi che gli dai contro. E anche la concorrenza è proprio è principale, che può lavorare come te, che però si trova in difficoltà perché il prodotto lo manda a casa lessato, vero e proprio, è un prodotto lessato. Io li ho provati, ho provato i vostri prodotti, non dico cartone perché non lo voglio chiamare cartone perché non lo è, il vostro contenitore, che mi è sembrato un'ottima idea, sempre scettico, ti dico la verità, perché ho detto, caspita, costa, costa, come facciamo adesso? L'ho provato, l'ho lasciato secondo i vostri consigli, messo da parte, messo in parte, li ho impilati, gli ho messo il contenitore sopra, gli ho messo il cartoncino per chiuderlo e li ho lasciati 15 minuti là, per l'esattezza 12 minuti perché
è quello che io do la possibilità al mio corriere che va a consegnare le pizze, ogni 15 minuti facciamo una consegna. E la cerchiamo di solito fare mirata, ossia su una via possiamo fare due consegne perché non vogliamo che il secondo cliente abbia un arrivi le pizze troppo fredde. Le abbiamo lasciate là, le abbiamo aperte, le abbiamo passate su ti dico la verità, le abbiamo tolte dal contenitore che ci avete dato perché lo volevo riutilizzare, sì. E per non rovinarlo, e l'ho messo su un cartone normale aperto e le ho tagliate e le ho mangiate. Allora, prima di tutto ho trovato che le pizze erano ancora calde. Come voi mi avete detto di controllare, ho un misuratore a laser che lo utilizzo anche per fare gli impasti, perché gli impasti devono avere determinate temperature per avere una costanza. E l'abbiamo testato, abbiamo visto che dopo 12 minuti la pizza girava, dipende da come si trova, dai 50 gradi ai 55 gradi centigradi al consumo. E ti devo dire la verità che si trova a un 4-5 gradi rispetto a un cartone normale. Ma soprattutto abbiamo riscontrato che la pizza è asciutta. E non era più il bordo classico, perché io tendo a fare un bordo un po' più grande rispetto alla concorrenza. Perché appunto qua vanno le pizze classiche, sottili, 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 però quando le vai a mangiare non ti lasciano niente, perché avendo poco gusto la farina, mangi l'ingrediente, però non trovi qualità nell'impasto finale, sì. Sull'impasto finale, il bordo. E ti dico la verità, croccava ancora. Era croccante e non era gommoso. E questo mi ha dato un raggio di sole, ti dico verità, nella nostra pianura qua padana, che di solito dove c'è la nebbia, perché d'inverno fa la nebbia, e penso che questo prodotto mi dia la possibilità di avere una marcia in più rispetto agli altri. Da qui è nato tutto quanto, appunto, l'intervista, la voglia anche di mettermi in gioco, perché ti dico la verità, e mettersi in gioco non è mai finita. Bisogna avere la voglia di andare avanti. Grande, grande Marco, complimenti veramente, grazie per la tua testimonianza. E noi quello che diciamo sempre a tutti quelli che vogliono, appunto, scoprono il nostro prodotto per la prima volta, che basta semplicemente provarlo e vedere la differenza. Per questo motivo diamo questi kit di prova che ne contengono 7, proprio per fare le prove che hai fatto tu. Ti dico una cosa, la prossima volta non farti problemi anche a tagliarla direttamente nel contenitore, perché anche tagliandolo comunque non si incide, non si rovina, lo puoi riutilizzare chiaramente per te, non da dare ai clienti, per altre prove, per altre cose, quindi non ti fare il problema, si può mangiare tranquillamente anche all'interno del contenitore. Approfitto di quello che dicevi anche relativamente al prezzo per dire che quando parliamo di un prodotto innovativo intendiamo sia per le sue prestazioni, ma anche proprio per diciamo il sistema e la mentalità che richiede, il cambiamento di mentalità che richiede, nel senso che, come dicevi tu, il cartone classico è sempre stato visto solo come un costo, perché non mi dà nessun valore aggiunto, è solo una spesa, quindi devo in qualche modo portare la pizza dalla mia pizzeria alla casa dei clienti e scelgo la soluzione più economica, anche se, come sappiamo, è anche la peggiore possibile, la più problematica per tutti i motivi che dicevi tu, e anche per altri, per esempio relativi all'ambiente o al fatto che potrebbero contenere sostanze nocive e così via. Però fino adesso non c'era l'alternativa, quindi capisco che la mentalità e l'impostazione sia sempre stata quella. Con Vini c'è proprio un cambio cosiddetto di paradigma, per cui non è più una spesa ma va visto come investimento, come abbiamo scritto nel libro, ma come stanno già dimostrando le pizzerie che hanno iniziato a usarlo, come anche tu, che semplicemente mettendo in pratica quei due consigli che hai visto nel libro hai già avuto un incremento, come dicevamo, dello scontrino medio a cliente. E utilizzando Vini, facendo un po' di promozione, facendo conoscere ai tuoi clienti questa novità, ma facendolo soprattutto provare la differenza, quindi ti porto la pizza gourmet che era buonissima anche prima, ma col cartone poi ti arrivava non nelle condizioni perfette che avrei voluto, oggi te la posso consegnare a casa. Come al ristorante, noi diciamo per certi versi anche meglio, perché grazie ai suoi rilievi che ha sul fondo Vini, mantiene la pizza calda e asciutta anche sotto, non si forma quella bagnetta come la metto nel piatto di porcellana. Quindi ha anche questo vantaggio sicuramente da non trascurare, soprattutto per pizze molto idratate come la tua.
Quindi ne approfitto per dire questo, è chiaro che c'è questo cambio di mentalità, per cui non è più un costo, ma va visto come un investimento. Quindi a noi chi ci chiede quanto costa, gli diciamo la domanda corretta non è quanto mi costa, ma è quanto mi fa guadagnare in più. Perché è quello il modo in cui va visto questo prodotto, è qualcosa che vi aiuta a migliorare il rapporto con i clienti, la soddisfazione, la loro spesa media, la loro frequenza d'acquisto e anche il numero di clienti stessi, perché uno poi ne parla all'amico, hai visto quelli che hanno questo nuovo contenitore arrivato a casa più calda, oppure quelli a cui non piace proprio mangiare la pizza nel cartone, come avrai visto anche tu, sono poi tanti, nel senso che non gli piace proprio come esperienza, ma d'altra parte è normale, nel senso che il cartone non dovrebbe essere usato per un alimento caldo e umido come la pizza, se ci fate caso, qualunque altro alimento caldo e umido non viene trasportato nel cartone, ma con altri tipi di materiali, tanto per dare un'idea. Quindi mi fa piacere appunto quello che riportate, ci tengo a dire che Vinni non è per tutti, anche per questo motivo, perché bisogna essere pronti a fare questo cambio di mentalità, che poi è quello che dovrebbe fare sempre un imprenditore, cioè vedere ogni spesa in realtà come un investimento, e questo è il caso. E non ci nascondiamo nel dire che comunque Vinni è probabilmente il prodotto più caro in assoluto nella sua categoria, però ha dei vantaggi per cui sfruttandolo bene ti consente di avere un fatturato maggiore dai 400 ma anche fino ai 5.000-6.000 euro in più al mese, sfruttando anche le tecniche di marketing che suggeriamo nel libro per promuoverlo e sfruttando anche l'esclusiva di zona, che è una cosa che chiaramente puoi avere anche tu, Marco, o anche chi ci ascolta, nel momento in cui si attiva un rapporto continuativo nel tempo e si ordinano almeno 2.000 vini al mese, si ha la possibilità di avere l'esclusiva di zona, per cui noi ci impegniamo a non venderlo a nessun altro nella tua area per un raggio di 500 metri. Vuol dire che il tuo concorrente più vicino che può avere vini è almeno 1 chilometro di distanza. Poi questo lo stiamo valutando nei piccoli centri come il tuo, dove diciamo c'è una diradazione maggiore, potrebbe essere anche più grande l'esclusiva, ma per adesso non mi sbilancio. È chiaro che in una città dove magari nella stessa via, stesso quartiere, ci sono anche 10 pizzerie, è un vantaggio Giusto. enorme, magari in una realtà più piccola o fuori città potrebbe non essere sufficiente. Quindi stiamo valutando anche questo, quindi anche nel tuo caso non ti Valutato. preoccupare. Sì. Io Giustamente. direi che abbiamo fatto una bellissima intervista, adesso con Marco abbiamo già impegnato molto del suo tempo, di cui lo ringrazio nuovamente, spero che anche a te che ci hai ascoltato ti sia piaciuta la sua storia, la sua passione, il suo amore che traspare chiaramente in quello che fa, Grazie. sia rispetto al suo lavoro, sia al prodotto che fa, ma si vede anche rispetto ai suoi clienti, rispetto alla sua famiglia naturalmente. E credo che poi questo arrivi anche a chi mangia la tua pizza, i tuoi prodotti, assolutamente, è tutto collegato. Avendo un contenitore che si prenda cura della tua pizza, questo sarà ancora più facile e direi lo potrai trasmettere ancora meglio. Quindi ti ringrazio Esatto. nuovamente Marco e ti auguro una buona giornata e saluto anche chi ci ascolta, ricordandogli di registrarsi a questo podcast se non l'ha già fatto, in modo da non perdere nessuna puntata. Se come Marco volete anche voi ordinare il kit di prova con tutto il materiale di marketing, con il libro, la rivista e così via, vi basta andare sul sito www.vinnipizza.com, lasciare i vostri dati e come dicevo prima, se avrete i requisiti necessari vi manderemo un altro link da cui ordinare questo kit di prova che ha avuto anche Marco. E con questo vi saluto e anche Marco vi saluta. Ti ringrazio di questa bella chiacchierata e spero di risentirci a presto perché da come ho visto il prodotto ne vale la pena. Bisogna solo capire come riuscirlo a farlo capire alla gente, anche se sento, penso che facendolo provare capiscano tutto da solo, nel senso che non lascia mezzi termini, è proprio buono. Bene, ti ringrazio ancora di questo, saluto te naturalmente, saluto chi ci ha ascoltato e chi ci ha visto tramite YouTube e ci vediamo alla prossima puntata del podcast di Pizzeria Ricca. Ciao!